gote rosse rosse di chi vien dalla campagna. Hai scelto, signora Bovary. Alessandro Fiocchetti, del Cortez di Spontini c'è quasi niente come documentazione discografica. C'è un live del 51 al San Carlo di Napoli con la Tebaldi e Gino Penno e poco più. E tu questa sera impersoni Telasco, che vocalità gli affida Spontini? Allora, Telasco è una vocalità particolare, non era ancora ben definita fra il baritono e il tenore, infatti è un baritono che gravita sempre intorno al fa e il sol, non scende particolarmente, di tradizione non vengono aggiunti acuti particolari, però è una vocalità piuttosto stentoria perché Telasco è il generale di Montezuma, quindi il suo carattere furioso e orgoglioso traspare sempre dalla sua vocalità e dal suo modo di cantare, la presenza particolare di abbellimenti come le acciaccature lo rendono ancora più mordente.